Benvenuti a Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo. Io che ho un brand su Amazon, devo andare a vendere? Il marketplace è anche un luogo di visibilità. Ciao a tutti, siamo qui oggi con Claudio Tonti, responsabile Digital Strategy, responsabile creativo e di prodotto di WebSalute, e abbiamo un super ospite, devo dire, che ha secondo me bisogno per la nostra audience di pochissime presentazioni, abbiamo l'onore di avere, il piacere soprattutto, di avere Gianluca Diegoli. Per chi non dovesse conoscerlo, Gianluca dal 2004 con il blog Mini Marketing è un riferimento per tutto il mondo del marketing in Italia, è autore di 5 libri super ben recensiti su Amazon, sono andato a rivedere poco fa, e quindi complimenti, so che insegni anche da un po' di tempo in varie università, corsi, eccetera, eccetera. Quindi oltre al tuo blog e la tua newsletter molto seguita in tutta Italia, hai fatto il manager, continui a fare il manager a volte su progetti specifici, quindi perché è bello averti? Perché hai, come dire, le stimmate e dello studioso, ma anche di quello che le cose le fa e le continua a fare, le ha fatte, per cui ti sporchi anche le mani tutti i giorni. E quindi secondo me questo è il mix perfetto di chi bilancia lo studio, che succede nel mondo, dove sta andando il mondo, nel marketing digitale, con il fare. Bene, basta, sufficiente. Io sono Giovanni Ciampaglia, direttore marketing di WebSalute, e oggi di cosa parliamo? Parliamo del tema marketplace da un punto di vista particolare. Molte aziende, molti brand, hanno questa sfida e opportunità di usare il marketplace, ma le domande da porsi, da farsi, sono tante, soprattutto quando si hanno catene di distribuzione oppure quando appunto si ha un proprio marchio e bisogna decidere, per esempio, e questa potrebbe essere la prima domanda, ma io che ho un brand su Amazon, devo andare a vendere? E come devo approcciare questa domanda? Ok? Gianluca, parto da te, ovviamente, per capire cosa consiglieresti a un amico che al bar ti chiede: senti, io ho il mio brand, c'è gente che lì dentro lo sta vendendo, lo presentano pure male, e io ho anche la distribuzione, che faccio? Devo andare su Amazon? Ecco, come aiutiamo a ragionare nei termini giusti? So che è un argomento ampio, però come lo affronteresti? Beh, tanto grazie, insomma, dell'invito. Se al bar ci fossero queste discussioni, sarei felicissimo di andare al bar, e sarebbe che la maturità digitale di questo paese avrebbe svoltato, e saremmo probabilmente anche inutili ormai, andrebbe avanti tutto da solo. A parte gli scherzi, è una bella domanda. Io spero che alla fine di questi minuti, insomma, riusciremo a dare delle risposte come se fossi al bar, insomma. Come tutte le domande ben fatte, è anche difficile da rispondere, almeno non in modo semplicistico. Io, quando qualcuno mi dice ho un brand, io a volte dico dimostramelo, no? Cioè, se hai un brand significa che puoi spostare qualcuno verso una tua property, no? Che sia una tua app, che sia un tuo sito. Cioè, c'è una correlazione, secondo me, diretta tra essere davvero un brand e non solo autocelebrarsi come brand e appunto esserlo davvero. Se non sei un brand, però, e quindi dici, alla fine io ho 1000 visite organiche al mio sito, forse non sono tutto questo gran brand, no? Come magari mi aspettavo. Che cose che succedono poi spesso, no? Cioè questa sopravvalutazione del proprio brand awareness, e che oggi è visibile, no? È visibile da Google Trend, è visibile da quante persone cercano fondamentalmente il tuo nome direttamente.
se non sei un brand non è finita oggi, secondo me, nel senso che il marketplace, nei marketplace tu noleggi il brand, no? Noleggi il brand di Amazon quando vai a vendere su Amazon, noleggi il brand di mano a mano se vai a vendere nei marketplace destinati al fai da te. Quindi in un certo senso, se non sei un brand, non è tutto questo problema grazie ai marketplace. Cioè, fondamentalmente, io credo sempre che bisogna rispettare un po' il vecchio detto di andare a pescare dove ci sono i pesci, insomma, no? Cioè, nel senso che se le persone cercano quel prodotto e non quel brand, cercano quel prodotto su un marketplace, tu non puoi non essere sul marketplace. Gianluca, se le persone cercano il tuo nome, quel tuo prodotto con il tuo nome, ancora meglio. Allora lì sì che ti devi fare delle domande, no? Ti devi fare le domande, e qua viene un po', poi mi serve sapere anche il vostro poi di parere, delle domande su quali prodotti devo vendere, no? Sul marketplace. Perché anche l'altra sottodomanda è: la mia gamma di prodotto è talmente uniforme da dover dare una risposta tutto niente? Cioè, per mia esperienza personale, nel 99% dei casi non è così. Cioè, ci sono tanti prodotti che molto spesso si rivolgono a target differenti. Immagino, poi anche tu hai avuto qualche esperienza, Giovanni, sul settore, diciamo, del fai da te, agri, giardinaggio, eccetera. Si va dal trattorino venduto a 50, trattorino, insomma, un tagliaerba venduto a 50 euro, al drone teleguidato da 5.000 euro che ti taglia il campo da golf. Quindi, che necessitano di, a volte, di assistenza, brand, modalità anche di contatto diretto col produttore totalmente differenti. E questo influisce sul fatto che io quella cosa da 50 euro probabilmente la vado a comprare su Amazon, e quella da 5.000 probabilmente no, anche se in entrambi i casi il percorso di acquisto online, cioè il percorso di acquisto è online, no? E quindi quello che Gianluca, bisogna lavorare in maniera... Gianluca, mi senti? No, scusa l'interruzione, sì. No? Per andare più, no? Girare il coltello più nel vivo. Allora, dici, non sei un brand, vai dove ci sono i pesci, Amazon può essere un, passami il termine, un volano, per un modo per andare a cercare più mercato, va bene. Sei invece un brand, ok? Le preoccupazioni tipiche sono, attenzione, io nel presentare il mio prodotto su Amazon, l'esperienza io non la gestisco tutta, quindi... E potrebbe essere un problema, no? Perché tengo appunto all'esperienza d'acquisto che voglio deliberare. Questa è una. La seconda è Amazon si mangia parte dei margini possibili, ho il mio e-commerce, e questo è altro tipo di preoccupazione. Altra preoccupazione legata, come dicevo prima, ma lì dentro ci sono già dei rivenditori che stanno vendendo il mio prodotto. E queste sono, no, un po' di domande di quelle che vengono fatte in azienda. Dall'altra parte c'è il partito di quelli che dicono, attenzione, faccio un esempio molto concreto, il 50% di tutte le vendite online negli Stati Uniti oggi, è il dato che ho, non so per l'Europa, B2C, gira su Amazon. La metà dell'e-commerce è un sito solo. Quindi vuol dire rinunciare a metà di un potenziale di acquirenti, no? Sì, credo che comunque anche con l'Italia siamo su quella cifra lì, quindi voci non controllate danno quella cifra lì. E quindi come mettiamo insieme queste cose qua? Vado io? Vai. Posto che probabilmente non puoi non esserci, a meno che tu non ti chiami Nike, no? Per cui hai un potere assorbimento, un potere di brand, quello che dicevi prima, no? La potenza forte, del brand presso i tuoi, diciamo, i tuoi con i tuoi, diciamo, consumatori. In tutti gli altri casi devi esserci. Quello che secondo me è un po' il modello
di analisi è, sono due cose fondamentalmente. Uno è il famigerato customer journey, no? Cioè, per quel particolare target, guardando dati quantitativi, qualitativi, fino a tre interviste fatte con questi clienti, qual è il percorso, no? Cioè, che cosa conta così davvero? L'altro pilastro, secondo me, di questa analisi è un qualcosa che deriva dal business più che dal digital, cioè come massimizzo la contribuzione di queste vendite, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho un prodotto di cui devo vendere quantità per fare contribuzione, su cui magari con una strategia, diciamo, di acquisizione cliente o di acquisizione traffico sul mio sito, rischio di smenarci, di spendere più soldi su Facebook, Google, eccetera, per vendere un classico da 50 euro, in cui probabilmente quel tipo di cliente lì non mi interessa nel lungo periodo, perché è un cliente così mordi e fuggi, dove se domani ne trova un altro da 49, comprerà quello da 49. Io di questa roba qua non ne vorrei sapere sul mio sito, fondamentalmente. Cioè, magari ce la metto, no? Non sai mai, no? Però non è il fulcro della mia esperienza direct to consumer, non può esserlo, no? Si sta ripetendo, secondo me, un po' il concetto della grande distribuzione. Esatto. E non tutti i prodotti possono essere venduti tutti direct to consumer, no? Ma al tempo stesso devi capire bene l'ecosistema e i margini di contribuzione di questi prodotti, perché vale anche il contrario. Se hai dei prodotti gold, no? Che attraggono clienti gold, che fanno ottimi margini e quel cliente è dispostissimo a comprarlo direttamente da te, anzi, ci vede un valore e tu puoi iniziare una relazione con questo cliente e a massimizzare il customer lifetime value, ma perché diavolo lo devi lasciare ai marketplace questa cosa, no? Quindi è un po' quello che una volta si chiamava trade marketing, no? E che deve essere aggiornato col fatto che oggi il trade è digitale, o parzialmente o maggioranza digitale. Gianluca, poi ti lascio la parola veloce, ti passo dopo la palla, Claudio, un secondo, perché sì, provo a fare un saltino in avanti, perché quello che stai dicendo a me suggerisce, diciamo, il guardare tutta la distribuzione della mia marca, la comunicazione, marketing e la distribuzione, passatemi il termine super abusato, in maniera olistica. Cosa vuol dire? Molto spesso dentro le aziende i canali vanno in competizione tra di loro e questa roba genera a valle grandissimi problemi. Ora, io non è una ricetta che può valere in ogni caso, ma tendenzialmente dalla mia esperienza tendo a pensare 50% di tutto il B2C gira su Amazon, ci devi essere, ok? Secondo, Amazon è una grandissima occasione anche di capire il tuo i compratori della tua categoria, perché attraverso le recensioni è quello che funziona, e ci sono dei software che aiutano ad analizzare questi dati, puoi davvero capire tanto dal punto di vista punti prezzo, prodotti di tendenza, eccetera, eccetera. Quindi, e questo è da tenere in considerazione. Tre, assolutamente, nella logica di olistica di che cosa vendo dove, e queste sono le scelte che devi fare. Cosa vendere su Amazon, cosa vendere direttamente su Amazon, o addirittura vendere ad Amazon e usare Amazon come rivenditore, perché poi, tra l'altro, questa è una cosa che forse pochi sanno, almeno chi non vende ancora su Amazon non lo sa, io l'ho scoperto quando ci sono capitato, Amazon dentro, loro sono spaccati in due. C'è il team di quelli che aiutano i rivenditori dentro Amazon, quindi seller, esatto, vendono, cioè io vado, vendo tramite Amazon, ma Amazon non è un mio cliente, è solo il mio tramite la mia distribuzione, e si prende una percentuale. Quel team lì è in completa è in competizione con il team Amazon che cerca prodotti da vendere loro stessi, no? Quindi sì. E qui sono in competizione, e quindi trovi il tuo brand venduto dagli uni e dagli altri e che vanno in competizione tra di loro. Tutta questa cosa
ovviamente la devi governare. L'ultima cosa che secondo me è importante, Amazon ti insegna a vendere online, perché se per vendere online ti rendi conto che vende il contenuto, quindi sì la marca, ma le immagini, i video, la descrizione di prodotto, no? E la tua capacità di essere persuasivo in questo mondo digitale, quindi il trade marketing digitale che tu dicevi, e impari a farlo meglio perché c'è molta più competizione. Sei a fianco, a gomito con, no, gli altri brand che vendono la tua categoria. Ecco, va bene per tutti questa logica? Assolutamente no, ma in linea di massima, questa è la mia, come dire, portando avanti, sono le mie, diciamo così, conclusioni. Ma ci vuole la strategia, ci vuole il che cosa vendo, dove, perché, i margini e quant'altro. Chiudo. Claudio, ti passo la palla. Grazie. No, dalle cose che avete detto provo a trarre una prima sintesi, ma vi chiedo la cortesia veramente di essere brutali nel dirmi se non ci ho preso. Amazon è un posto dove c'è domanda, abbiamo detto, no? Tantissima domanda. Ora, c'è domanda per il mio prodotto, c'è domanda per la categoria, sono due cose un po' diverse, ma c'è domanda per la categoria o le categorie del mio prodotto, vuol dire che c'è possibilità di spazio per me, da cui tutti i discorsi che avete fatto voi. Tra l'altro è abbastanza esplorabile / misurabile se c'è domanda o non c'è domanda, ci sono dei tool, ci sono delle analisi che si possono fare, no? C'è domanda per il famoso tagliaerba? Quanta domanda c'è? Ecco, se c'è domanda, io credo che la risposta, se ci devo essere o no, è una risposta a quello che ho capito, avete detto voi, quasi forzata. A meno che io non voglia decidere di snobbare quella domanda. Se non è domanda che mi interessa, posso anche decidere di snobbarla, ma allora non c'è domanda, perché ovviamente è domanda che mi interessa, quella che sto cercando, no? E quindi se c'è domanda che mi interessa, non starci è come perdersi un pezzo del business, abbiamo detto un pezzo anche molto grande potenzialmente, la metà di tutto il mondo e-commerce che gira, ok? Poi con tutte le sofisticazioni del caso, del prodotto specifico, delle referenze, tutta una parte solo, del posizionamento di prezzo, dei competitori di categoria e di mio stesso prodotto rivenduto da altri, no? Problematiche enormi per cui bisogna scendere in un mega dettaglio caso per caso per poter prendere decisioni, no? Generalizzare diventa molto difficile. Gianluca, mi piace rivolgerti quindi l'altro pezzo che mi rimane in sospeso, no? Se questo più o meno in qualche modo dai una risposta abbastanza ragionevole, mi sembra che ci sia. Se non c'è domanda, Amazon è un luogo dove posso trovare il modo di crearla, o Amazon o Marketplace in genere, o no? Per creare la domanda ci sono altri posti e altri luoghi. È una domanda, anche questa è una domanda interessante. Tu pensavi che no? L'invito presupponeva... No, io dico, credo che il marketplace sia per i prodotti con una domanda diretta. Cioè, meno l'evoluzione che sto vedendo adesso, che sto vedendo in piccolo, diciamo, in Italia, che ho visto da, ho letto, diciamo, negli Stati Uniti, è che si lavora anzi al contrario. Cioè, prima si analizza la domanda, se c'è questa domanda, e poi addirittura si crea il prodotto. Certo, no, cioè, stiamo vedendo che ci sono tantissime domande, tantissime ricerche per, non so, carica batteria solari, ma ci sono solo poche offerte. C'è qualcuno che si crea, va a creare il prodotto per riempire, no, quella... Quindi il marketplace è un po' vasi comunicanti, no? Sei sempre alla ricerca di, come dire, della depressione, cioè nel senso delle cose che sono da riempire di prodotti rispetto a una domanda. Non è però da, secondo me, da ignorare del tutto il fatto che il marketplace è anche un luogo di visibilità, fondamentalmente, no? Cioè la tua scheda prodotto o il tuo listing, insomma, dei tuoi prodotti ha comunque un valore a CPM, fondamentalmente, no? Se fosse un banner lo pagheresti.
essere su Amazon, tra virgolette, ti dà anche una visibilità che non avresti altrimenti. Okay? Quindi questa forse non è creazione della domanda intesa come la intendevi tu, però è qualcosa che secondo me non è da così. Se posso integrare, vai. Potrebbe essere un concetto di... No, non crei la domanda, ma potresti cercare di essere, no, in listing, in scheda pronta, eccetera, eccetera, con concetti simili a cose che ci sono, ma per veicolare un messaggio diverso, un prodotto magari particolare, nuovo, innovativo, diverso, che non ha in questo momento domanda. Io ricordo sempre ma veramente tantissimi anni fa, degli annunci pay per click di un'azienda che fa cereali, molto nota, che comprava le keyword personal trainer. Personal trainer, fatica, costo, vabbè, mangiati i cereali la mattina che stai in forma. Quindi un concetto di posizionamento di un prodotto non sulla domanda specifica, ma su un mondo di riferimento, in modo da poter fare una mia proposta che non è proprio quella cosa lì, però in qualche modo assolve a quel mondo di riferimento in un modo magari diverso che le persone non avevano in mente, quindi non la cercavano, no? Amazon fondamentalmente è un motore di ricerca e quindi è il regno dell'esplicito. Ho bisogno di questo, ecco questo. E non è il regno del bisogno latente. Oddio, non so cosa ho bisogno, scopro lì che ho bisogno di una cosa, no? Quindi è più complicato, ma come dicevi tu, comunque trovando è comunque un'opportunità. Perché c'è tanto traffico, c'è tanta gente. E quindi laddove c'è tanta gente c'è sempre un'opportunità da cogliere. Sì, io addirittura allargherei, no, il discorso tra al marketplace o anche quella pletora di aggregatori, non so come chiamarli, cioè negozi online che sono multibrand sicuramente, ma che a volte aggregano un particolare prodotto attorno delle funzioni d'uso o dei lifestyle. Faccio un esempio su cui ho lavorato negli ultimi mesi, ma tanto proprio per darvi un'idea. La frutta secca, no? Per esempio, su Amazon si vende abbastanza poco. Questo è un po' l'alimentare, no? È ancora tipico, no? Non si guarda tanto l'alimentare quando sei su Amazon, o non ti viene in mente di cercare. Ma a parte questo, si stanno formando tantissime nicchie in cui lo stesso prodotto è presentato in maniera diversa, per lo sportivo, per chi ha intolleranze varie, per chi vuole, per i vegetariani, per chi vuole nutrirsi con meno carne, per chi deve nutrire un bambino. Cioè, lo stesso prodotto viene riaggregato molto spesso attorno a dei siti e-commerce che lavorano su delle particolari audience più che su una particolare categoria merceologica. Un po' come se online lo specializzato, no? Il negozio specializzato fosse rifiorito, no? Perché la coda lunga è più facile, no? Nel mondo digitale, certo, rispetto al mondo reale. Quindi io, se sono brand, se sono produttore, devo mappare il territorio, quello che diceva anche prima Giovanni, no? Il journey in modo olistico, perché io il mio prodotto probabilmente entra, diciamo, nel radar da angoli anche differenti. E se non sono presente sulle varie piattaforme, mi perdo una parte, diciamo, del pubblico potenziale. Ancora oggi, per esempio, il settore delle produzioni bio, di tutto l'online, credo che solo un 15-20% venga acquistato direttamente sui siti, diciamo, dei produttori stessi, quindi nel più puro, diciamo, del direct consumer. Quindi c'è ancora un 80 che viene acquistato online e cui io devo essere comunque presente, perché se non c'è il mio prodotto acquistano qualcos'altro. Questa è la regola d'oro. Sì. Comunque vi avete fatto venire in mente una cosa. Allora, vi assicuro che solo per sentito dire, quindi credo la fonte sia assolutamente credibile, però non ho i dati certi per dirlo, ma
avete presente il caffè Borbone? Sì. Come no? Ok. A me hanno detto che Caffè Borbone è nato su Amazon quando c'era poca concorrenza sul mondo delle cialde e che con questo naming, quando io l'ho incrociato per la prima volta, non mi ricordo se è stato su Amazon, ho pensato a una cosa, ah, questo sarà il caffè dei napoletani da generazioni, no? Il Caffè Borbone. Invece, no, ottimo naming, no? Evocativo, ma invece no, era un marchio nato su Amazon e che oggi troviamo nei supermercati. Quindi il digitale che diventa il canale. Esatto, vado dove c'è la domanda, creo qualcosa di, divento bravo a fare quel mestiere e quindi creo addirittura creo le basi anche per creare una marca, perché Amazon è piena di white label, cose che vanno e vengono, che giocano sul prezzo, ma non è detto che sarà il futuro, sarà sempre così e anche Amazon evolverà. Allora, vorrei toccare ancora due punti nel tempo che ci rimane, così li teniamo a mente. Il primo è, secondo voi, che cosa serve alle aziende per, posto che su Amazon e sui marketplace è bene che tu studi dove la categoria viene venduta e decida come affrontare, no? le varie possibilità. Ok. Ora, come mi organizzo? Cosa serve dentro l'azienda per affrontare questa cosa qui, no? E, come rispondete a questa domanda? Poi l'altro elemento che voglio toccare è un pochino più avanti, Gianluca, soprattutto con te, visto che sei anche uno studioso intorno al tavolo, non che noi non studiamo, ma tu sei particolarmente studioso, parlare di qualche trend, un po' di futuro, no? Le cose che vedi evolutivamente parlando, però quello tocchiamo un attimo dopo, torniamo. Sono un'azienda, Gianluca, Claudio, come mi organizzo per affrontare il marketplace? Dunque, Gianluca, mando avanti te perché è difficile anche questo. No, ma per l'esperienza che ho visto, c'è il rischio di fare di nuovo un'organizzazione troppo a silos, in cui magari non è più, il problema non è più non è più il rivenditore esterno, no? Che dice ma è un problema di poteri interni, poteri o confini, no? Per cui quello che vedo di solito è che chi vende su Amazon dipende dalla direzione commerciale, perché viene considerato uno sbocco così commerciale. Chi vende online viene di solito riportato al marketing o al digital marketing o quello che è. Ok? Questa è già una prima, come dire, frattura, perché anche solo a livello proprio di mappatura, la famosa 360 customer view si va un po' a far benedire, posto che sui marketplace uno dei primi principali problemi che abbiamo è che non abbiamo idea di chi ci compra, no? Al di là degli indirizzi, ma il cliente fondamentalmente di solito è del marketplace e non è nostro. Esatto. Quindi c'è fondamentalmente da fare dei ponti organizzativi e tecnologici. Quelli tecnologici sono, come al solito, più facili, no? Quelli di dire, ok, io ho un catalogo cui mantengo una versione master, diciamo così, al mio interno, di cui poi la linea Pinco Pallo la distribuisco su Amazon, su eBay, su Alibaba. Sì. La linea Y invece va solo sul mio Shopify o custom o quello che è. E diciamo il database dei clienti deve essere condiviso tra tutta la struttura. Qua in questi anni la buzzword è CDP, no? CRM avanzati, in modo che tutti possano accedere all'interno dell'azienda agli stessi dati, agli stessi... Il problema a volte invece è più commerciale, cioè più organizzativo, no? Cioè chi vende su Amazon tende a voler vendere il più possibile volume, magari a scapito del margine che potresti fare vendendo
in modo diretto sul tuo sito. Anche del margine futuro, in un certo senso, perché quando parli di customer lifetime value, parli di margine futuro, parli di fidelizzazione nel lungo periodo. Poi tu dici, vabbè, io vendo appunto i caricabatterie elettrici, o il trattorino, o il taglierbe da 50 euro, chi se ne frega del futuro, pochi sporchi subito. E può essere una strategia vincente su certi tipi appunto di prodotto. Ecco, qua c'è davvero un ragionamento da fare all'interno dell'azienda su chi gestisce il digitale, no? Chi gestisce il cliente, chi gestisce la customer, la 360 customer views, no? del cliente. C'è il rischio che abbiamo superato, bene o male, buttato il cuore oltre l'ostacolo della rete di vendita esterna, perché ormai, diciamo, c'è stato il liberi tutti, no? E c'è il rischio che il problema si ripercuota all'interno. Quindi all'interno, secondo me, della C-suite, cioè massimi apicali dell'azienda, dobbiamo capire cosa fa margine, cosa fa brand, che cosa fa all'interno di questi temi e cosa fa customer lifetime value, in modo che lavoriamo tutti più o meno con degli obiettivi che non vadano a essere sovrapposti gli uni con gli altri. E in questo, appunto, torno a dire, il trade marketing deve cominciare, in certi casi ha già cominciato ovviamente, comunque deve aprirsi a una visione che sia omnicanale, no? C'è il rivenditore fisico che magari ha un sito online, ma c'è anche il rivenditore online che magari tra un anno aprirà un negozio fisico. E l'unica, diciamo, bussola, secondo me, sono appunto due: i margini di contribuzione di un prodotto, quindi capisci se ti conviene venderlo sul marketplace o venderlo sul tuo sito, e la lifetime value del cliente, capisci se quel cliente lì va oltre il primo acquisto e quindi ti conviene avere un rapporto diretto con lui. Ovviamente il digitale è chiave in tutte e due, diciamo, questi okay. ragionamenti. È buffo, Claudio, come mi organizzo? Cosa serve? Ma è buffo perché mi ha fatto venire in mente diversi casi pratici, vissuti, che mi riportano anche quello che aveva detto Giovanni prima, no? Della divisione di Amazon tra Amazon come venditore e Amazon come marketplace, no? Allora, ho trovato diverse aziende dove Amazon come venditore è sostanzialmente gestito dal trade. Forniscono prodotti ad Amazon come qualunque altro negozio. Quindi si preoccupano solo del fatto che arrivano tanti ordini sminuzzati, che devono consegnare entro certi tempi, che devono... Cioè, proprio il digital non c'entra nulla. Il fatto che poi vengano venduti online è completamente ininfluente, non lo sanno neanche. Lo gestiscono come un canale trade molto faticoso, complicato, non si capisce perché è così complesso, così faraginoso, ma lo gestiscono come un canale tradizionale, non hanno la più pallida idea. E poi invece quando arrivano a vedere Amazon come marketplace è perché ci arriva il marketing, la parte digitale, no? E dice, no, ma lì possiamo conoscere gli utenti, possiamo capire chi sono, possiamo avere i loro feedback, possiamo interagirci, sono una miniera di cose fantastiche, là, no? E quelli del trade non capiscono, dice, no, ma quelli consegna la bocca di carico, se non sei alle 8.42 ti rifiutano il carico. Cioè, due linguaggi completamente diversi, no? Tutte cose vissute, no? Questa roba qua ovviamente è un discorso molto, molto ampio, quello che ha detto Gianluca non è vero, è di più, ma è veramente molto ampio. Cioè, in realtà è la funzione del digital dentro un'azienda, che è un asse trasversale di supporto a tutti e di vaso di comunicazione tra tutti, tra il trade, il marketing, il brand. È una linea trasversale il digital, è una linea trasversale strategica, dovrebbe sedere di fianco all'amministratore delegato e stare trasversale su tutti e per aiutarli, ma soprattutto per fare i vasi comunicanti, perché il database unico, perché quando non vendo sto facendo brand, perché quando non vendo sto facendo comunque database, perché quando vendo posso fare database e loyalty. Cioè i silos sono la cosa peggiore per il digital, perché il digital è nativamente proprio l'opposto dei silos, può spezzettare tutte le esperienze e riaggregarle tutte sempre. Quindi è una risposta molto complicata, no?
perlomeno per aziende italiane, io non ne ho viste tantissime che hanno affrontato il digital così. Magari qualcuna ce n'è, ma non tantissime. Invece una risposta più semplice che provo a dare dal mio punto di vista è comunque un team e-commerce che dialoghi col trade, che dialoghi col brand e non sia un giardino separato, non sia un'azienda separata, non sia un obiettivo separato. L'obiettivo del team e-commerce non dovrebbe essere il ROAS, non dovrebbe essere il fatturato, dovrebbero essere più obiettivi, tra cui quello. Perché se gli diamo un obiettivo così specifico, creiamo un'azienda nell'azienda che va in competizione con le altre, in cui certi investimenti non sono giustificabili o addirittura non sono ragionevoli. Quando invece se misuriamo, perché essere su Amazon vuol dire anche semplicemente far vedere il prodotto, far vedere le immagini, anche solo vedere. Vedere vuol dire desiderare. Se poi desidero e compro da un'altra parte, alla fine io il prodotto l'ho venduto. E quindi un team che si occupa di e-commerce, ma che abbia all'interno dei suoi obiettivi non solo obiettivi di vendita, ma dei chiari obiettivi legati al brand, magari legati a customer base, due o tre indicatori che dice che sto facendo bene, ma non quello del fatturato, delle vendite. A prescindere dalla marginalità, che poi è sempre complicato calcolarla, perché va nettata anche di tutti gli investimenti, no? A un e-commerce manager che mi faceva il discorso della marginalità, ho risposto: ma nella marginalità il tuo stipendio è calcolato? E non me l'ha saputo dire. È perché se tu gestisci l'e-commerce e stai dentro, se gestisci solo quello, il tuo costo lo devo recuperare nella marginalità di quella vendita. Se fai altre cose, no, allora lo spalmo su diversi obiettivi aziendali, no? Quindi la mia risposta, scusa, mi ripeto, ma per essere chiaro, un team dedicato all'e-commerce che non abbia soli esclusivi obiettivi di e-commerce. Ok, aggiungo, Claudio, grazie a tutte e due, aggiungo brevissimamente, solo in caso, ma siccome ho il sospetto che possa comunque essere nella mente di qualcuno ancora l'idea che fare e-commerce, fare marketplace sia relativamente semplice, no? Perché è rimasta da anni questa idea che il digitale, no, la famosa battuta la può fare il cugino, no? Eccetera, eccetera, che capisce di computer, e una potenzialità enorme. Io ho visto esplodere il business generato da Amazon, è un esempio, non che Amazon sia la soluzione sempre per tutto, ma vi ho detto il 50% del business negli Stati Uniti dell'e-commerce gira su Amazon. E quindi bisogna attrezzarsi, bisogna essere aggressivi con gli investimenti. Allora ti devi attrezzare per generare i contenuti, le immagini, i video, le descrizioni, le ottimizzazioni delle descrizioni, come vengono fatte, no? E quindi servono persone che capiscono di queste cose, servono persone che magari sanno anche parlare, se non gestire direttamente la pubblicità online su Amazon, per non parlare poi della gestione degli altri marketplace, che poi ci sono tanti marketplace, non c'è solo Amazon, come diceva Gianluca prima. Ci sono gli aspetti di customer service, ci sono gli aspetti logistici interni, no? Da gestire il prodotto, la disponibilità del prodotto, quindi non è una cosa che dico metto una persona e mezzo, metto lo 0,0 del budget e provo a vedere. E va affrontato, quindi va analizzato, va fatto un piano, ma investimenti dimenticatevi che siano piccoli, ma giustamente, perché il potenziale è molto ampio, ok? Quindi questa è la mia. Quindi cosa serve? Serve investire con un piano in mano, ma serve investire con la I grande, insomma, seriamente, perché è un progetto serio. Ok, fermiamoci qua con quello che serve. Io approfitterei di Gianluca nell'aspetto distributivo, se vogliamo chiamarlo così,
che abbiamo toccato tramite Marketplace, che evoluzioni vedi e se c'è qualcosa che ti affascina particolarmente, che vedi molto promettente, cosa vedi, a prescindere, insomma, non nel tuo radar? Ma io ho sempre avuto, diciamo, una forte curiosità per tutto il mondo delle subscription, no? Cioè degli abbonamenti non solo al digitale, ma anzi ai prodotti. Poi molto spesso, ovviamente, era un modello di business che piace più a chi vende che a chi compra, no? Se non lo fai bene, molto spesso. Vedo però, così, anche sul campo, dei segnali, soprattutto post pandemia, in cui le persone tendono ad affidarsi di più a questo tipo di attività che effettivamente semplificano un po' la vita, no? Semplificano la vita, ho visto farmacie online o vari siti di integratori proporti, tanto sanno che li compri in continuazione, quindi perché non farti uno sconto e cercare di trattenerti. Idem per tutto il pet food, a volte anche con le famose cassette di frutta e verdura, no? Cioè l'esempio di Cortilia che diciamo è riuscita con la cassetta a essere un po' il cavallo di Troia, poi ora ti vende tutta la spesa, no? Anche il detersivo praticamente. E questo mi fa pensare e capire che più riusciamo ad avere una dimensione di continuità, no? Nel rapporto col nostro cliente e-commerce, più il nostro e-commerce, ma in generale tutto il nostro business, ha delle possibilità di essere profittevole. Forse non basta, cioè, attendere non basta più, insomma, vendere qualcosa e mandare 3.000 email tra DM, automation, newsletter, eccetera, ma probabilmente bisogna cominciare a lavorare un po' anche a dei prodotti, a dei modelli di business che siano un pochino più potenzialmente vicini alle necessità del nuovo compratore, diciamo, di tutto questo grande salto, diciamo, post pandemia. Sul tema del prodotto da vendere ci sarebbe, ci varrebbe un'altra puntata, diciamo così. Ecco, molto spesso adesso si vende quello che c'è, no? Si vende online quello che c'è, a volte non adattando il prodotto. Poi ne avete parlato, visto anche in uno dei, diciamo, dei podcast precedenti. Ecco, oltre al prodotto, anche il modello di business è una delle cose su cui lavorare, e anche ovviamente su tutte le possibili integrazioni tra online e offline, in cui l'online guida e l'offline è un supporto, a volte decisivo, ma spesso un supporto, no? Casi alla Velasca, insomma, ma è diventato quasi un paradigma, certo. No? Prima becchiamo il cliente, ammaliamo il cliente, poi mettiamo dei punti, più che di vendita, sono dei punti di accoglienza dove do quel supporto che il digitale ovviamente non può fare, non può fare tutto. Questi secondo me sono i due temi, insomma, integrazione e continuità, diciamo, dell'e-commerce. Molto interessante. Claudio, sì, solo prego. Solo perché mi ha fatto venire in mente un caso pratico di un'azienda in cui ho lavorato che mette insieme queste due cose, ma è un aneddoto, ma è carino, perché è un bel pensiero laterale. Mondo comunque integratori, quello che hai citato, o cose simili, no? Vende i prodotti su Amazon perché si domanda, dentro il pacco mette un biglietto, dice: se fai la subscription sul mio sito te li vendo la metà, quindi uso Amazon per acquisire e poi porto sul mio sito e porto sul mio sito. Un uso di Amazon veramente fantastico. È un po' vivere pericolosamente, diciamo così. Sì, esatto, ad Amazon non sarebbe divertente. No. Però rivedeva come marketplace, non come fornitore. Rischia di... È una cosa che credo tecnicamente non... Amazon te lo vieta. Come marketplace no, come fornitore sì. Come marketplace no, perché è tua la vendita. Giustamente. Nel pacco ci può... Borderline, diciamo. Non ho detto il nome dell'azienda, così non si può così non la andare a vedere. No, secondo me è giusto, perché hai come marketplace
il prodotto lo può spedire Amazon, lo puoi spedire tu, hai le due opzioni, e quindi nel caso tu lo spedisca, ti perdi l'opzione di essere su Amazon Prime, ovviamente a quel punto nel pacco ci metti quello che vuoi tu e devi assicurarti che Amazon non si accorga che tu faccia, no, vada a infringere qualche loro regola. No, però hai l'occasione di far conoscere il marchio, no? Cioè è una categoria, il caffè Borbone di prima, e dopodiché vado sul sito di caffè Borbone. Ora, se tu mi dici, teneva insieme le due cose dette, no? I marketplace, sì, 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 e i modelli a subscription. No, 50%, dice, ma allora cosa mi hai venduto prima? No, ma guarda che le subscription costano comunque molto meno di questi prodotti, perché il costo acquisizione del cliente è enorme, quindi per fare una vendita il costo acquisizione è altissimo, per cui la subscription già di suo non è che è uno sconto, già di suo la subscription costa molto meno. Sono un po' delle scommesse, perché è chiaro che tutte le subscription non inchiodano il cliente al dover acquistare, cioè può andarsene, quindi è sempre un gioco un po' di delle parti tra farti uno sconto sufficientemente alto per farti andare la subscription e tenerti poi dopo e non, certo, evitare che quella soglia per puro scopo, così la soglia del ritorno dell'investimento, quella soglia di break even, diciamo, che da raggiungere di solito è un paio, due, tre mesi, qualcosa di questo genere, sì, qua. Bene, io direi che possiamo fermarci qua, così stiamo intorno al limite relativo, come ci diamo sempre intorno, insomma, a mezza partita di calcio, ecco, poi c'è sempre il recupero, no? Quindi qualche minuto in più. E Gianluca, allora intanto grazie sincere, sempre un piacere. Proveremo a coinvolgerti ancora. E se sappiamo che sei appassionato di marketing, di marche, di brand, di e-commerce, vabbè, insomma, non devo aggiungere altro, quindi sarebbe bello poterti riavere. Non ti preoccupare, con calma riceverai. Ok, grande, ormai abbiamo la tua promessa e ti sei impegnato, sei registrato. Claudio, grazie anche a te. Di nuovo, grazie a Gianluca. Gianluca, non so se vuoi aggiungere qualcosa, ecco, non so. No, però ricordate di dare molte stelline su Spotify e su Apple Podcast. Noi non lo chiediamo mai, veramente. Vedi quello esperto, quello bravo. Quello di marketing. Lo sa come si chiude. Esatto. Quindi mi raccomando, lasciate una review sul, no, su Spotify o Amazon Podcast no, fatelo davvero a questo punto. E sapete che per qualsiasi suggerimento, idea, eccetera, potete usare l'indirizzo email podcast@websolve.it. Di nuovo, grazie mille Gianluca, grazie Claudio e alla prossima puntata. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Se sei arrivato alla fine, lasciaci pure i tuoi commenti e suggerimenti. Iscriviti al canale se vuoi continuare ad ascoltarci. Digital Roadmaps for Ambitious Brands, il podcast dedicato a imprenditori e manager che si chiedono come usare il marketing, l'e-commerce e il digitale in modo strategico per liberare tutto il potenziale del proprio brand nel mondo.